movimento del serbo. Ancora Filip, Kostic, arrivano tutti gli altri come dei treni. Kostic vuole aprire dall'altra parte, va Filip, Kostic, Kostic, dentro il pallone, deviazione! La Juventus è in vantaggio, 52° minuto, Adrien Rabiot! Dove è partito? Filip Kostic, porta lontanissimo, porta lontano ancora, alza la testa, sa che sta arrivando Rabiot, palla a rimorchio perfetta, con il destro! Milik fa la lotta con... giocatore della Lazio, poi Milik va al recupero, Locatelli di prima intenzione dall'altra parte per Kostic, va la Juventus per il raddoppio, Kostic, 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 la parata e poi Ken, il raddoppio della Juventus, il tapì vincente di Moise Ken, ripartenza straordinaria della Juve, 54° minuto, in sinistro, parato Ken, da due passi, la mette in porta, 2-0 per la Juventus. Parella dentro il pallone, occhio perché c'è Brozovic libero, Brozovic, gran chiusura di Bremer, possiamo partire in contropiede, attenzione alla Juventus con Di Maria, Di Maria la tiene, Di Maria con l'esterno per Kostic, in mezzo c'è Chiesa, Kostic, Kostic, Kostic ancora, dentro il pallone dall'altra parte, va la Juventus, Fagioli, 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 il raddoppio della Juventus, 84° minuto, il figlio del settore giovanile della Juve, vuole tutti in piedi per questa Juventus, per questo Nicola Fagioli che ha cambiato la gara di Lecce, che è stato confermato titolare in casa con il Paris Saint-Germain e va a segnare il gol del 2-0. Il pallone a Bonansea, poi fuori ancora da Boattini, che può guardare la porta, è lontana però, sceglie il cross morbido verso Girelli, che fa da sponda, Gundersdottir! Gundersdottir! L'ha fatto la Juve, l'ha ribaltata nel recupero con Gundersdottir! Ancora Iocolano, un altro bel pallone, interessante, verso Poli! 39° minuto, la Juve passa! Con Fabrizio Poli che va a ringraziare Simone Iocolano perché gli ha dato un cioccolatino da spingere in porta con la testa. Attenzione a Kostic, Kostic punta Chimi, Kostic fuori per Locatelli. Locatelli palla morbida verso Cuadrado, attenzione di testa e la rete, ha segnato Bonucci, 1-1, gol di Leonardo Bonucci, sotto porta il capitano della Juve, giustamente fa rimettere le cose in parità, ce lo meritiamo perché stiamo giocando un ottimo primo tempo, Bonucci 1-1. Savic se l'allunga, Rabiot gli la strappa via, lungo il pallone a cercare Ken, va la Juventus, Ken, 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 il pallonetto di Moise, la Juventus è in vantaggio, Moise Ken va ancora a ballare per la seconda gara consecutiva, tocco dolce dolce, morbido morbido con il piattone, prove delle, non può uscire ovviamente con le mani perché era fuori dall'area, prova a metterci il petto, la palla lo scavalca e va a ribalzare direttamente in porta in maniera dolce. Girelli vince il rimpallo, poi fa correre Beresteyn, il controllo, Beresteyn, Beresteyn, in area, Beresteyn, Beresteyn! 1-0 per la Juve, inarrestabile, imprendibile e poi a tu per tu col portiere, non sbaglia. Aveva già dimostrato che la sua velocità poteva essere un problema, lo è stata, adesso è un problema grosso per l'Arsenal. Vai Iocolano, Iocolano in mezzo, deviazione! All'83° minuto, la deviazione è stata decisiva. Rabiot, Di Maria, lì vicino per Chiesa, grande idea questa per il 7, Chiesa in mezzo! Al gol di Arkadiusz Milik, 89° minuto, Juventus 3, Lazio 0. Milik, Milik sulla corsa per Rabiot, gran pallone, Rabiot lì vicino per Ken, Ken punta la porta, Ken, Ken, Ken! La Juventus è in vantaggio, Moise Ken, eccolo qui, il timbro di Moise che va sotto la curva, sotto il settore ospiti. La sterzata, poi con il sinistro va da Boattin che può guardare la porta, il sinistro di Boattin, eccola Lisa Boattin, c'è voluta lei per spezzare la resistenza del Parma, c'è voluta una sua straordinaria conclusione. Kudryk, Kudryk il suo traversone in mezzo, colpo di testa, attenzione alla Juventus, Barrenechea se la sistema, Barrenechea, Barrenechea dalla distanza, Enzo Barrenechea pesca l'angolino, 56° minuto, la Juventus è in vantaggio, 2-1. Si accentra Fagioli, poi nuovamente Felipe Anderson, può calciare, calcia in porta, Szczęsny, parata straordinaria.
Vasa sul secondo palo, il pallone interessante, è buono per Della Valle! È tutto buono, è tutto vero! Lorenzo Della Valle sblocca il match al terzo minuto! Iocolano, il suo traversone in mezzo verso Palumbo! La Juventus Texgene in vantaggio! Martin Palumbo!